Eccoci. Possiamo cominciare? Allora, Candide Carolina è rinunciante? Detenuta rinunciante, avvocato Giuseppina Cela, di fiducia presente. Casa Monica Ferruccio? Grazie. Avvocato Pier Giorgio Manca e Fabrizio Gallo? Ferruccio, scusate, Antonio Filardi, di fiducia presente. Casa Monica Giuseppe? È presente? Collegato? Avvocato Pier Giorgio Manca e Fabrizio Gallo presente. Casa Monica Guerrino, libero, assente. Avvocato Fabrizio Capezzuoli, alla scorsa udienza era sostituto 102 dall'avvocato Manca, dall'avvocato Gauteri. Casa Monica Mirella, libera, assente. Avvocato Ascanio Cascella. Casa Monica Raffaele, è presente? È collegato? Avvocato Salvatore Sciullo e Sgro Laura? De Santis Emiliano, libero, assente. Avvocato Mariano Giuliano e Simona Giuliani, entrambi assenti, sostituiti dall'avvocato Gautieri. Di Silvio Gelsomina, collegata? Avvocato Naso, di fiducia presente, e Salvatore Sciullo, di fiducia. Grottesi Almando, libero, assente. Avvocato Pier Giorgio Manca, sostituito dall'avvocato Gautieri. Dove è andata? Ah, eccola laggiù. Iannini Piero, è presente? Collegato? Albertina Pepe, di fiducia presente. Marciano Maria Luisa, libera, assente. Avvocato Andrea Codì Spoti. Paiella Luciano, libera, assente. Fabio Pasqualini e Raffaele Borrelli. Panettieri Alessandro, libero, assente. Avvocato Paolo Galdieri. Presutti Alessandro, detenuto agli arresti domiciliari. Dei difensori Tognozzi e Liuzzi. Scaramuzzo Emanuele, libero, assente. Avvocato Salvatore Sciullo, sostituito come sopra. Allora, noi siamo qui per continuare l'esame del test. La Di Silvio vuole rendere dichiarazioni spontanee? Sì. Di nuovo.
vuole parlare. Aspetti un attimo, aspetti una. Potete fermarvi un attimo che l'avvocato Naso vuole un attimo conferire con la di Silvio. Raffaele, no, io voglio. No, però non. Noi non sentiamo, eh? Un attimo che sta parlando. Si può fare in contemporanea? Catanzaro. Che succede a Catanzaro? C'è anche il catenone del Merluccio con la scrivere della sua dichiarazione. Un attimo che stiamo verificando che cosa sta dicendo. Sì, ma io vorrei che agli imputati fosse chiaro che le spontanee dichiarazioni riguardano il processo, non riguardano le posizioni personali di libertà, di malattia loro e dei familiari, perché quelle sono spontanee dichiarazioni che in questo momento non le rilasciano. Quando abbiamo finito di sentire il test, se vogliono parlare, parleranno. Ma la spontanea dichiarazione riguarda l'oggetto del processo. Glielo dica al chi c'è? A Ferruccio. Rinuncia alle spontanee dichiarazioni. Sì, quindi per quanto riguarda Ferruccio il tema è se si tratta di questioni che riguardano la responsabilità penale e il processo, può rendere spontanee dichiarazioni in qualsiasi momento. Noi non abbiamo difficoltà ascoltarlo anche su altro, ma se è altro le dichiarazioni le rilascerà dopo che abbiamo sentito il testimone, perché abbiamo da sentire per molte ore un testimone. Quindi queste cose le facciamo dopo, va bene? Sì. Se è così possiamo andare a... Chi? Ah, va bene. E Ferruccio in caso le rilascerà dopo, va bene? Io devo chiedere? Sì, Catanzaro, ci sentite? Perfetto, grazie Casa Monica Ferruccio. Allora, vogliamo sentire questo test? Dov'è? Eccolo, si accomodi. La formula ad alta voce. Buongiorno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Lei è? Vicequestore della Polizia di Stato Angela Rogges, è nata a Caserta il 16 dicembre 1971. In servizio? In servizio presso la Squadra Mobile di Roma, dirigente della sezione criminalità organizzata, all'epoca dei fatti vice dirigente. Allora, continuiamo l'esame, riprendiamolo lì dove l'avevamo lasciato. Prego, Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Allora, eravamo rimasti
ai legami parentali tra gli imputati. Ecco. Rapidamente, se riprendiamo da lì ed evidenziamo quali sono i legami parentali tra gli attuali imputati. E tra gli imputati? Tra gli imputati? Sì. In particolare, poi estendiamo. Casamonica Giuseppe, classe 50, e Casamonica Ferruccio, classe 50, hanno sposato due sorelle. Casamonica Giuseppe ha sposato con rito civile di Silvio Anna, mentre Casamonica Ferruccio, classe 50, ha sposato di Silvio Gelsomina. A loro volta i figli della coppia Casamonica Giuseppe di Silvio Anna e Casamonica Ferruccio di Silvio Gelsomina, nella fattispecie Casamonica Guarino detto Pelé, figlio di Giuseppe e Anna, ha sposato Casamonica Sonia, figlia di Casamonica Ferruccio e di Silvio Gelsomina. Senta, ci sono legami con soggetti implicati nella nota vicenda del Roxy Bar, legami parentali? Sì, sussiste un legame parentale con il ceppo familiare di Casamonica Antonio, detto Marco, classe 1992, che è stato condannato unitamente ai fratelli di Silvio, Alfredo e Vincenzo e al nonno defunto di Silvio Enrico. Casamonica Antonio, detto Marco, è figlio di Casamonica Guarino, detto Johnny, classe 68, che è cugino di primo grado di Casamonica Giuseppe, classe 50, in quanto il papà di Casamonica Giuseppe, classe 50, consiglio classe 27, era il fratello di Casamonica Guarino, detto Johnny, Casamonica Antonio Luciano, classe 37. Senta, e per chiudere, diciamo, questa parte, le chiedo se sussistono legami tra i nostri imputati e imputati nell'altro procedimento rilevante, cosiddetta operazione Gramigna. Sì, uno dei soggetti implicati nel procedimento Gramigna, Casamonica Salvatore, detto Andrea, è figlio di Casamonica Concetta, detta Paparella, la quale a sua volta è anagraficamente figlia di Casamonica Ferruccio, classe 50, e della defunta Guarnieri Gina. Senta, è stato mai possibile accertare questi rapporti parentali anche attraverso immagini, video legati ad eventi particolari, feste di compleanno o celebrazioni d'altro genere che lei ricordi? Sì. Nel corso delle indagini è stato trovato il video, un video postato nel 2010 del compleanno di Casamonica Vittor, classe 91, nipote del defunto Casamonica Vittorio, classe 50. I festeggiamenti di questo compleanno erano stati celebrati presso un ristorante che all'epoca era denominato Il Cibo, sito in via Tuscolana 123. Dalla visione del filmato, dal quale sono state il personale che ha visionato il filmato, poi redatto l'annotazione, ha estrapolato dei fotogrammi dai quali si evince la presenza innanzitutto di Casamonica Vittorio, classe 50. Casamonica Vittorio il defunto Casamonica del famoso funerale, sì. Del defunto Casamonica Vittorio, classe 50. Erano presenti anche Casamonica Guerino, detto Pelé, il figlio di Casamonica Giuseppe, classe 50. Era presente Casamonica Rocco, classe 57, che è
cugino di primo grado di Casamonica Giuseppe classe 50, in quanto i rispettivi padri erano fratelli. Inoltre Casamonica Rocco classe 57 è il papà di Casamonica Antonietta, che è l'ex moglie di Casamonica Guido, figlio di Casamonica Ferruccio classe 50. Era presente anche Casamonica Guerrino, detto Johnny, del quale ho parlato prima, unitamente ai figli, tra i quali c'era Casamonica Antonio, detto Marco, condannato nell'ambito della vicenda del Roxy Bar. Era presente anche Casamonica Consiglio, detto Tony il Meraviglioso, classe 57, figlio di Casamonica Nando, detto JR, coniugato con Casamonica Loreta, che è la sorella di Casamonica Ferruccio, classe 50. E chi altro c'era? Presidente, su questo argomento, se non c'è difficoltà da parte delle difese, io chiederei adesso, ovviamente mostro, è un'annotazione che è stata fatta in cui sono riportate le immagini estrapolate dal video con le persone di cui ha parlato la teste. L'annotazione, come dire, è scarna, dà atto soltanto di dove è stato individuato il video e chi sono le persone. Adesso anche l'immagine a colori. C'è accordo ad acquisirla? Allora, su accordo delle parti viene acquisita l'annotazione. Questa è un'immagine a colori, non è questa almeno. Avvocato. Va bene, andiamo avanti? Sì. Abbiamo dato che su accordo delle parti viene acquisita l'annotazione, che ha meramente ricognitive e contiene immagini fotografiche. Prego, avvocato. Pubblico Ministero? Lo porto successivamente. Sì. Vabbè, poi ce la consegna. Okay. Senta, adesso mi interessa, diciamo, evidenziare se ci sono stati durante le indagini elementi chiari, nel senso dei rapporti di contiguità tra i due gruppi familiari, cioè il gruppo facente capo a Casamonica Giuseppe come capofamiglia e il gruppo familiare facente capo a Casamonica Ferruccio, anche lui come capofamiglia, diciamo. Elementi, episodi particolari, diciamo, che evidenziano se ce ne sono stati questi collegamenti tra i due ceppi. Allora, sì, innanzitutto a luglio del 2018, in quel periodo i colloqui in carcere di Casamonica Raffaele erano sottoposti ad intercettazione e abbiamo registrato che Casamonica Guerrino, detto Pelé, si è recato in carcere con Casamonica Sonia e Casamonica Catiuscia per tranquillizzare Casamonica Raffaele, in quanto in quel periodo c'era il sobbuglio dovuto all'allontanamento della moglie Simona Zacova dalla casa familiare, ed è nel periodo dell'intercettazione l'unica volta che abbiamo registrato questo colloquio, cioè il fatto che Casamonica Guerrino si fosse recato in carcere ad effettuare un colloquio con Casamonica Raffaele, dato il particolare momento. Quindi, diciamo, quello che si è evinto, la ragione fondamentale per cui Casamonica Guerrino, che fino a quel momento non risultava mai essere andato in carcere, no, a no, avere i colloqui, quindi è emerso esattamente che cosa? È emerso che si era recato per tranquillizzare. Però c'è opposizione, in quanto un conto è quello che è stato registrato, che poi potrà essere ascoltato, o quello che la testa ha sentito, un conto è quello che si evince l'interpretazione e la desunzione. Quindi, allora, al termine su si questo evince, spieghi cosa indica per evince? Beh, ascoltato, quello che è stato ascoltato nel corso della conversazione. Allora, puoi rispondere, prego? Nel corso della conversazione che è stata captata,
è stata la conversazione era incentrata sulla rassicurazione che Casa Monica Guerino faceva nei confronti di Casa Monica Raffaele. E lo doveva rassicurare su cosa in particolare? Sull'allontanamento della moglie Simona Zakova dalla casa familiare. La conversazione è stata registrata compiutamente, ci sono stati problemi di audio? Ci sono stati grossi problemi di audio, sì. E c'è stata parecchia difficoltà nel riuscire a percepire, a comprendere il discorso, perché c'era un fortissimo eco che rimbombava nel corso della registrazione. Senta, oltre a questo episodio, stava dicendo, ce ne sono stati anche altri? Nel corso dell'attività di intercettazione abbiamo anche registrato delle conversazioni nelle quali praticamente Casa Monica Christian, Casa Monica Sonia di Silvio Gelsomina parlavano dell'organizzazione di un viaggio a Monte Carlo in occasione del Gran Premio di Formula 1. Si tratta tutte di conversazioni in lingua sinti che sono state tradotte dall'interprete e che riguardano sia il periodo antecedente al viaggio che poi è stato effettuato, sia in concomitanza dello stesso. A Monte Carlo sostanzialmente sono andati Casa Monica Christian, Filippi Griselda, Casa Monica Guerino, detto Pelé, con Casa Monica Sonia e due dei tre figli, e anche Casa Monica Catiuscia, sorella di Casa Monica Sonia. Questo è un dato che si ricava dalle intercettazioni? Dall'attività di intercettazione, sì. Sono alcune intercettazioni che vanno da aprile a maggio 2018, dal 6 aprile 2018 e l'ultima è del 28 maggio 2018, data in cui sono rientrati da Monte Carlo. Senta, è in grado di indicarci i progressivi più rilevanti? Se il Presidente mi consente di visionare gli atti, sì, per i progressivi. Assolutamente sì, ci siamo? Sì.
Allora, faccio riferimento, Presidente, alla nota informativa del 7 giugno 2019, ove sono presenti queste conversazioni. Allora, abbiamo una conversazione del 6 aprile 2018, progressivo numero 53396, RIT 6548 del 2017. In questo caso la conversazione è tra Casa Monica Christian e Casa Monica Sonia. Nella quale si parla del fatto che sarebbero andati a Monte Carlo. Christian chiede a Sonia se sarebbero andati con loro, cioè con Christian e Filippi Griselda, a vedere il Gran Premio di Formula 1. Quindi il viaggio lo stavano organizzando Christian? Lo stava organizzando Christian Casamonica, sì. Chiede alla sorella se... intendevano partecipare con loro. Poi abbiamo conversazione del 10 aprile 2018, progressivo numero 55422, RIT 6548 del 2017. Anche in questo caso si tratta di una conversazione intercorsa tra Casa Monica Christian e Casa Monica Sonia, in cui parlano sempre del viaggio a Monte Carlo. In particolare... No, guardi, facciamo una cosa, perché altrimenti se ci può dire quali sono i progressivi delle conversazioni, in cui il tema è quello, è inutile che ci sta spiegando. Ah, va benissimo. Sì, 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 posso... velocizziamo un pochino. Quindi le conversazioni che riguardano Perfetto. Questo viaggio sono questi progressivi. Perfetto. Vabbè. Conversazione del 23 maggio 2018, progressivo 83013, RIT 6548 del 2017. Conversazione del 25 maggio 2018, progressivo 84314, RIT 6548 del 2017. Conversazione del 25 maggio 2018, progressivo 84366, RIT 6548 del 2017. Conversazione sempre del 25 maggio 2018, progressivo 84949, RIT 6548 del 2017. Conversazione del 28 maggio 2018, progressivo 86093, RIT 6548 del 2017. Questa è l'ultima. Senta, tra queste ce n'è una o più di una in particolare in cui si commenta il viaggio effettuato? Lei ha iniziato dicendo che in alcune conversazioni si parlava del viaggio da programmare. Non ho capito. No. Se esiste una conversazione in cui si parla del viaggio effettuato. Perché abbiamo iniziato già effettuato. Parlando del viaggio programmato. E questo adesso chiedo se esiste tra quelle citate, c'è una conversazione in cui parlano del viaggio come cosa fatta. Ah, vabbè. L'ultima, quella del 28 maggio 2018, l'ultima che ho indicato. Vabbè. Perfetto. Senta, torniamo ad un aspetto che è stato accennato nella precedente deposizione, ma che adesso dobbiamo affrontare in modo approfondito. Lei ha parlato del grande riscontro che c'è stato alle dichiarazioni, il principale riscontro che c'è stato alle dichiarazioni della Zakova, e ha parlato sì. di un sequestro. Sì. Ecco, se ci può illustrare esattamente di cosa si è trattato, come si è svolto, come si è arrivati al sequestro, di cosa si è trattato. Il 22 giugno 2018 è stata effettuata una perquisizione delegata dai pubblici ministeri in un terreno confiscato a Casa Monica Guido, figlio di Casa Monica Ferruccio, classe 50.
A seguito di questa perquisizione è stato rinvenuto sotterrato un involucro completamente sigillato attraverso del nastro isolante. Questo involucro si trovava all'interno di, sotterrato in questo terreno, vicino ad un muretto, ad una profondità di circa 10-15 centimetri. Questo involucro conteneva al suo interno altri due plichi. Anche questi erano completamente sigillati con del nastro isolante. All'interno di questi plichi sono stati rinvenuti 5 assegni bancari con tutti sottoscritti di vari importi, in nessuno dei quali però veniva indicato il nominativo del beneficiario. Soltanto, prima che lei prosegua, sì. Allora, volevo, perché non credo che sia agli atti, produrre il verbale di esecuzione della perquisizione e di apertura dei plichi che sono stati rinvenuti. Va bene. Con le immagini a colori. Io penso che li conoscete, sono atti del fascicolo del pubblico ministero, santo cielo, sì, per carità. Sì, vedeteli, ma voglio dire, sono tutti atti di cui avete una perfetta conoscenza, credo, visto che il pubblico ministero avrà fatto l'ostensione degli atti. Okay. Facciamo così, vi do la copia. Intanto al collegio al collegio Ubi Mario. Anche io sono venuto a prendere. Insomma, siete nella stessa posizione col pubblico. Lei ha le foto? Perché così al limite possiamo indicare meglio, se no, per far capire anche al collegio esattamente nella foto. Io ho le foto di quello che è stato rinvenuto all'interno. Va bene. Comunque le foto sono abbastanza chiare, per così si vedeva esattamente come era stato rinvenuto dal... Sì, perché c'era a fianco al... Al muretto c'era una paletta di quelle da giardiniere, sì, di colore verde, se non ricordo male. Quindi sostanzialmente sotterrato c'era, stava dicendo, un involucro. Un involucro completamente sigillato. Completamente sigillato. Una volta aperto questo involucro, si è constatato che all'interno vi erano altri due involucri, anche questi completamente sigillati da nastro isolante. All'interno di questi altri due involucri sono stati rinvenuti, come dicevo, 5 assegni bancari, tutti sottoscritti, di diverso importo, nessuno dei quali indicava il nominativo del beneficiario. Sono state poi rinvenute un foglio di agenda, scritto sia sul fronte che sul retro. Sul fronte l'agenda riportava le date del 20 e del 21 settembre, sul retro del 22 settembre. Su questa agenda erano indicati una serie di nominativi, a ciascuno dei quali corrispondevano dei numeri, o meglio, delle cifre. Il secondo foglio era un foglio di block notice, sostanzialmente simile al foglio di agenda, scritto soltanto sul fronte e non sul retro, e constatammo che la scrittura di questi due fogli era la stessa. Sul secondo foglio, quello del block notice, era riportata, vergata, la scritta agosto 2015. Sono stati poi rinvenuti due fogli di block notice, anche in questo caso scritti soltanto sul fronte, anche in questo caso vi erano riportati dei nomi e delle cifre. Questi due fogli però, a differenza di quelli precedenti, erano vergati da una grafia diversa.
Abbiamo poi anche un foglio di bianco, tutti gli altri invece erano a righe. Questo foglio bianco era la, sostanzialmente la metà di un foglio formato a 4, sul quale era stata scritta una dichiarazione di debito di Casto Barbara di 7.000 euro nei confronti di Simona Zakova, sottoscritta da una firma dalla quale leggibile a nome Casto Barbara, e a fianco al nome di Simona Zakova tra parentesi c'era scritto Raffaele. Inoltre su questa su questo foglio era indicato anche un numero di patente che poi è risultato essere effettivamente il numero della patente di Casto Barbara. E poi c'erano altri tre fogli di block notes che, a righe, che erano privi di qualsiasi tipo di scrittura. Per quanto riguarda gli assegni, abbiamo un assegno, perdonate ma sinceramente non posso ricordare l'istituto di credito degli assegni, un assegno dell'importo di 15.000 euro sul quale vi era il timbro della società Roma Nice firmato. Società Roma Nice riconducibile a Presutti Alessandro, ed è il nominativo che si nota, la cui firma è praticamente in calce al titolo. Un altro assegno sempre dell'importo di 15.000 euro è risultato tratto da un conto corrente intestato ad una società, la EF Consulting, della quale è risultata socia e amministratore Orlandi Valentina, nominativo corrispondente alla firma presente sul incalce all'assegno. Gli accertamenti che sono stati effettuati in particolare dalla sezione indagini patrimoniali su questo conto corrente hanno consentito di rilevare che delegata ad operare su questo conto corrente era anche un'altra donna, di Monaco Antonietta, indagata nell'ambito del procedimento noto come Luna Nera, nel quale è coinvolto anche Presutti, l'odierno imputato Presutti Alessandro. Era indagata unitamente ad altri soggetti per l'intestazione fittizia di un'altra società, sempre attiva nel campo delle autovetture, la Top Gear, riconducibile a Presutti Alessandro. Altro assegno dell'importo di 3.000 euro, anche questo sottoscritto, è risultato tratto da un conto corrente intestato ad una società, la DAV Commercial Point di Stabile Arduino. In questo caso la firma non è molto, molto leggibile. Altro assegno dell'importo di 1.000 euro è risultato intestato ad una donna, Alfonsi, il nome sinceramente non lo ricordo, però questa donna era la moglie di Semenzato Gianni, il quale è risultato che aveva la delega ad operare sul conto corrente intestato della moglie dal 2010 al 2014. L'ultimo assegno dell'importo di 3.000 euro è risultato intestato a l'assegno intestato alla moglie di Semenzato Giovanni, la firma sul titolo è riconoscibile ed è di Semenzato Giovanni. L'ultimo assegno di 3.000 euro è risultato tratto da un conto corrente intestato a Nardi Luca, e anche in questo caso il nominativo corrisponde alla firma del
del titolo. Senta, con riferimento ai fogli di cui ha parlato, i fogli di agenda con indicati nomi, cifre, sì, sono stati fatti accertamenti? Allora, sì, alcuni dei nominativi indicati in questi fogli sono stati identificati grazie alle dichiarazioni di Simona Zacova, alcuni anche grazie alle operazioni di intercettazione e anche poi ai conseguenti accertamenti che nel corso delle indagini sono stati svolti. Senta, nell'ambito dell'attività di indagine, questa è stata l'unica documentazione che è stata rinvenuta o ci sono stati anche altri rinvenimenti relativi a documentazione di questo genere? Mi riferisco a elenchi di persone, cifre e date. Allora, abbiamo rinvenuto della documentazione sia prima del 22 giugno 2018, data in cui il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, sia successivamente, ad agosto 2018. Il 27 aprile 2018 abbiamo effettuato una perquisizione di iniziativa presso l'abitazione di Manolo D'Aguanno. È stata una perquisizione effettuata ai sensi dell'articolo 103 del DPR 309 del 1990, in quanto dalle conversazioni emergeva che Pace Daniele, il quale ha molto spesso utilizzato un linguaggio ambiguo e volto a dissimulare il reale argomento della conversazione, che però veniva ben compreso dai suoi interlocutori, si è avuta la convinzione che potesse aver dato a Manolo D'Aguanno della sostanza stupefacente affinché la custodisse. Quindi decidiamo di intervenire di iniziativa e di effettuare una perquisizione all'interno dell'abitazione di Manolo D'Aguanno. La perquisizione in realtà ha un esito negativo per quanto riguarda il rinvenimento della sostanza stupefacente. Gli operatori che però hanno eseguito la perquisizione hanno rinvenuto all'interno dell'armadio della camera da letto di Manolo D'Aguanno, utilizzata esclusivamente da lui, una cartellina trasparente al cui interno c'era parecchia documentazione. Tra questa documentazione hanno notato dei fogli dove erano annotati dei nomi e delle cifre e inoltre dei fogli dove erano riportati dei nomi di Casa Monica, oltre a documentazione di PostePay, copie di documenti scritti in lingua tedesca, motivo per cui il personale ha provveduto a documentare la presenza di questa documentazione all'interno della cartellina trasparente attraverso delle fotografie che poi sono state allegate alla notazione degli operatori che hanno effettuato la perquisizione. Tra questa documentazione, di particolare interesse per le indagini che stavamo svolgendo, sono risultati due fogli, due liste strutturate in maniera simile alle liste che erano state rinvenute a giugno 2018. Inoltre, queste compilate però con... che saranno rinvenute a giugno 2018. E strutturate in maniera simile perché c'era una colonna dove erano indicati dei nominativi, questo ovviamente io do conto della ricostruzione che poi è stata fatta dal complesso dell'attività d'indagine, una seconda colonna ove erano indicate
sostanzialmente le date di riscossione della rata mensile, una terza colonna dove era indicato l'importo della rata da corrispondere mensilmente ed un'ultima colonna dove erano indicati gli importi del capitale che era stato prestato. Queste due liste presentavano una grafia diversa, sia da diversa dalle grafie presenti sulle diverse liste che saranno poi sequestrate il 22 giugno. Inoltre, queste due liste rinvenute a casa di Manolo Daguanno, sostanzialmente simili, anzi oserei dire identiche, differiscono soltanto per una caratteristica, che è quella che in una lista a fianco ai nominativi era stato indicato un ulteriore elemento per individuare il soggetto o il tipo di autovettura oppure uno pseudonimo. Un'altra cosa interessante, sono state rinvenute delle buste da lettera sul cui retro erano anche in questo caso indicati dei nominativi o comunque dei soprannomi con a fianco l'indicazione di alcune cifre. E si è notato che vi erano dei nominativi o pseudonimi in comune poi tra i vari soggetti che in realtà erano sottoposti ad usura. Ecco, ci sono state ripercussioni nell'attività di intercettazione a seguito di questo intervento? Allora, quello stesso pomeriggio del 27 aprile 2018 noi registriamo una conversazione a bordo dell'autovettura di Pace Daniele tra lui e Manolo Daguanno, dove sostanzialmente questa cartella viene riconsegnata a Pace Daniele da Manolo Daguanno. Ci sono conversazioni da cui si capisce effettivamente di chi era questa lista, al di là del fatto che abbiamo detto Pace la consegna a Manolo e poi la va a riprendere. Ci sono intercettazioni da cui emerge qualcos'altro? Sì, sostanzialmente nel momento in cui noi effettuiamo la perquisizione e scopriamo che ciò che doveva essere custodito da Manolo Daguanno non era della sostanza stupefacente ma era della documentazione riconducibile a Casa Monica, rivalutiamo le conversazioni e ci rendiamo conto che Pace Daniele aveva in prima battuta dato questa documentazione all'ex fidanzata per Ciballi Deborah e solo in un secondo momento a Manolo Daguanno. C'è una conversazione tra Pace Daniele e Perciballi Deborah in cui Pace Daniele le intima di restituire questa documentazione altrimenti avrebbe fatto intervenire lo zio ovvero Cristian Casamonica. Vi è poi una conversazione del 23 aprile 2018, quindi 4 giorni prima poi della perquisizione. Quello stesso giorno poi c'è una conversazione tra Pace Daniele e Manolo Daguanno registrata a bordo sempre dell'autovettura di Pace Daniele, nella quale Pace Daniele dice che ha discusso con Perciballi Deborah, che Perciballi Deborah ha detto che lo avrebbe denunciato per il furto della sua autovettura e usa in risposta a quanto le aveva riferito Perciballi Deborah, Pace Daniele dice la famo saltà o qualcosa del genere. Se volete vi trovo la conversazione. Sì. I progressivi delle conversazioni citate.
Conversazione del 23 aprile 2018, questa è la conversazione telefonica tra Pace Daniele e Perciballi Debora, progressivo 46461, RIT 519 del 2018. Ed è in questa conversazione che si fa riferimento quando lei parla, ha utilizzato quell'epiteto, può verificare esattamente cosa disse, la famo, ha parlato di famo saltato? No, quella è un'altra conversazione, quella è la conversazione tra Pace Daniele e Manolo Daguanno. Okay, questa è la conversazione in cui Pace Daniele dice a Perciballi Debora che vuole la documentazione indietro perché c'è zio, cioè Casa Monica Christian, che la rivuole indietro. Quindi si colloca prima della consegna a Daguanno. Prima della consegna a Daguanno. Poi abbiamo la conversazione registrata in ambientale a bordo dell'autovettura di Pace Daniele, sempre del 23 aprile, che è il progressivo 817 RIT 1756 del 2018. In questo caso Daniele dice: se me denuncia a me la famo saltà per l'aria. Quindi era questa? Sì, era questa. C'è poi la conversazione registrata sempre a bordo dell'autovettura di Pace Daniele il pomeriggio del 27 aprile 2018, ovvero dopo che è stata effettuata la perquisizione. Essere progressivo 912. 900, sì. Sì, progressivo 912 RIT 1756 del 2018. Quindi questo è il RIT che corrisponde alla macchina ambientalizzata. All'ambientale, sì, installata sull'autovettura in uso a Pace Daniele. Senta, tra i documenti diciamo, fotografati all'interno dell'abitazione di Daguanno e in particolare mi riferisco ai nominativi di quei due fogli, principalmente sono due liste di cui lei ha parlato, e i nominativi che verranno poi individuati attraverso il sequestro fatto nel fondo originariamente di proprietà di Guido, è stata ravvisata qualche coincidenza di nominativo, qualche elemento, qualche nome in comune o soprannome in comune, qualche elemento di contiguità tra le due liste? Sono state trovate delle coincidenze, sì. Anche poi con la documentazione che verrà rinvenuta il 27 agosto 2018. In particolare ci si è resi conto che alcuni soggetti che erano non in comune però corrispondevano, c'erano degli nominativi o pseudonimi che erano presenti sia nelle liste che sono state rinvenute il 27 aprile 2018, sia nelle liste sequestrate il 22 giugno 2018, sia nell'agendina che è stata rinvenuta il 27 agosto 2018. E adesso quindi parliamo esattamente di questo, che poi diciamo è il terzo grande riscontro dal punto di vista degli elenchi e delle liste di soggetti che poi risulteranno essere sottoposti ad usura. Allora,
stava parlando di questa agendina e ha indicato una data, il 27 agosto 2018. Sì. Allora, cosa è successo? Il 27 agosto 2018 tutto sostanzialmente nasce da un servizio di osservazione che viene effettuato al fine di identificare un soggetto che doveva incontrare Iannini Piero. Quel giorno, la mattina, Candide Carolina contatta Iannini Piero e gli chiede se un soggetto che viene indicato come quello dei mattoni lo avesse contattato. Successivamente, dopo qualche ora, registriamo, Iannini risponde di no e chiede se avesse dovuto contattarlo. Carolina risponde, ha detto, riferendosi a terza persona, ha detto di richiamare. Alle 11 poi di quello stesso giorno noi registriamo una conversazione a bordo dell'autovettura in uso a Casa Monica Ferruccio classe 50. A bordo dell'autovettura ci sono Casa Monica Ferruccio classe 50, Iannini Piero e Candide Carolina, però la parte iniziale avviene, la conversazione avviene tra Casa Monica Ferruccio classe 50 e Iannini Piero in presenza di Candide Carolina. Sostanzialmente Candide Carolina, chi è? La compagna di Casa Monica Ferruccio classe 50. Compagna e convivente, vivevano in via Davoli numero 8. Sostanzialmente Casa Monica Ferruccio classe 50 dà delle indicazioni a Iannini Piero sull'incontro che poi dovrà avere con un soggetto. Gli dice che deve fare spostare il soggetto quando lo vede, che deve fare un giro di perlustrazione per verificare se fossero presenti le forze dell'ordine e soltanto assicuratosi della tranquillità della situazione avrebbe potuto incontrare questo soggetto. Ovviamente già dalla telefonata precedente predisponiamo un servizio volto a identificare il soggetto che poi avrebbe incontrato Iannini Piero. Sempre nella stessa conversazione, a un certo punto Casa Monica Ferruccio classe 50 e Candide Carolina scendono dall'autovettura. Prima di scendere dall'autovettura, Casa Monica Ferruccio si assicura del fatto che Iannini Piero abbia ben compreso ciò che gli ha riferito in precedenza, ovvero in merito alle cautele che doveva adottare in occasione dell'incontro, e gli lascia due telefoni. Iannini Piero prosegue la marcia a bordo dell'autovettura ambientalata e in uso a Casa Monica Ferruccio classe 50. Che vettura è, lo ricordiamo? È un Alfa 147, era intestata alla MTM Car, sulla quale poi veniva utilizzata anche una targa prova. Infatti, quando poi si procederà al controllo di questa vettura c'era una targa prova. Riprendo con Iannini Piero. Iannini Piero prosegue la marcia e in ambientale si sente che a un certo punto si ferma ed effettua una telefonata che noi non registriamo sulle utenze poste sotto intercettazione degli indagati. In questa telefonata sentiamo che dà appuntamento ad un soggetto in via di Fioranello, tant'è vero che ultimata la telefonata riprende la marcia, si sposta di pochi metri fermandosi sempre in via di Fioranello. Il servizio era stato già predisposto e il personale che stava osservando l'incontro nota che
Iannini Piero aveva parcheggiato l'autovettura sul lato destro di via di Fioranello, all'angolo con via Appia Antica, e si trovava sul marciapiede opposto, quindi a sinistra, intento a conversare con un uomo dell'età più o meno di 60-65 anni, ed erano fermi a conversare accanto ad una autovettura Sayong. L'incontro non dura molto. Ultimato l'incontro, Iannini Piero riparte a bordo dell'Alfa 147 in direzione di verso la via Ardiatina. L'uomo invece con cui stava parlando riprende la marcia a bordo dell'autovettura Sanyong, prendendo la direzione della via Appia Nuova. A questo punto siamo pomeriggio, mattina, siamo la mattina. A quel punto il personale che era in servizio di osservazione procede al controllo dell'autovettura Sanyong al fine di identificare il soggetto che aveva avuto l'incontro con Iannini Piero, che viene identificato in stabile Arduino. All'atto il controllo è un controllo regolare, il soggetto viene identificato. Durante il controllo quest'uomo al personale operante fornisce il suo bigliettino, il bigliettino da visita della sua società DAV Commercial Point SRL. Senta, parliamo dello stabile Arduino che lei prima ha citato con riferimento alla stessa società. Esatto, sì. Lo stesso soggetto. Nel frattempo, Iannini Piero, ripresa la marcia, viene contattato telefonicamente da Casa Monica Ferruccio classe 50, che chiede contezza dell'esito dell'incontro. Iannini Piero dice: tutto a posto, sto arrivando. Infatti poco dopo si ferma in via Raffaele Garofalo e a bordo dell'Alfa 147 salgono Casa Monica Ferruccio e Candit e la compagna Candit Carolina. Dopo un breve pedinamento ad opera del personale, l'Alfa 147 viene fatta fermare dalla volante, quindi una macchina con i colori di istituto, del commissariato Romanina. All'atto del controllo, la macchina aveva una targa prova che è risultata intestata alla Rosati, adesso non ricordo se era Rosati Autoveicoli di Dionisi Norberto, e durante il controllo lato guida c'era Candit Carolina. Viene esibita una delega a firma di Dionisi Roberto, legale rappresentante della Rosati Automercati, con la quale sostanzialmente delegava Casa Monica Ferruccio classe 50 al trasporto degli autoveicoli con la targa prova di proprietà della Rosati Automercati per conto di questa società. Gli operatori, dal controllo effettuato in banca dati SDI, non sulla targa prova ma sulla targa dell'Alfa 147, hanno modo di constatare che c'è un inserimento effettuato dai carabinieri, una segnalazione volta alla identificazione degli occupanti della Alfa 147 targata Como Napoli 545 Firenze Whisky, in quanto volta all'identificazione perché sussisteva una denuncia
per minacce aggravate dall'uso di un'arma. Gli operatori, quindi, data questa segnalazione e dato l'atteggiamento di Iannini Piero, che cercava di defilarsi, decidono di procedere alla perquisizione personale di Casa Monica Ferruccio classe 50, Candid Carolina e Iannini Piero. Ovviamente la perquisizione è risultata negativa per quanto riguarda la ricerca delle armi. Indosso a Casa Monica Ferruccio però viene rinvenuta la somma di 3.300 euro rotti. In possesso di Iannini Piero invece viene rinvenuta un'agendina all'interno della quale erano presenti dei soprannomi o pseudonimi associati a dei numeri di telefono e a dei numeri. Il personale operante poi ha provveduto a fotocopiare non solo l'agendina ma anche altra documentazione, perché Casa Monica Ferruccio agli operatori ha giustificato la somma di denaro dicendo che era provento della sua pensione, portava dietro anche degli estratti conto di un conto corrente acceso alle poste. Senta, questa agendina nell'immediato è stata restituita? Nell'immediato è stata restituita, la stessa agendina però è stata rinvenuta e sequestrata il 16 giugno 2020 in occasione dell'arresto di Iannini Piero in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di questo procedimento. Senta, ci può rapidamente indicare i progressivi delle conversazioni che ha prima citato, che sono state utili per effettuare il controllo della vettura, e poi passiamo a vedere se ci sono state conversazioni a seguito del controllo. Posso solo, per non spezzettare troppo, a chiarimento, a chiusura rispetto all'annotazione, solo domandare, anche i soldi sono stati restituiti, giusto? In quel momento? Sì, sì. Grazie. Sì. Sono stati restituiti. Allora, la prima conversazione che registriamo il 27 agosto è quella telefonica tra Candid Carolina e Iannini Piero, progressivo 6229, RIT 4435 del 2018. Abbiamo poi la conversazione registrata a bordo dell'autovettura Alfa 147 in uso a Casa Monica Ferruccio ed è il progressivo 362 RIT 2619 del 2018, conversazione sempre del 27 agosto 2018. Abbiamo poi la conversazione telefonica intercorsa tra Casa Monica Ferruccio e Iannini Piero, progressivo 6245 RIT 4435 del 2018. Tra l'altro nella conversazione ambientale, nel momento in cui gli operatori della Volante intimano l'ALT all'autovettura, viene registrata la voce di Casa Monica Ferruccio classe 50 che impreca e dice di nascondere qualcosa. Sempre progressivo il 362, conversazione ambientale. Se vuole le leggo esattamente il passaggio, questo passaggio se lo trova. Sì.
No, 363, chiedo scusa, sì, 363. Allora, Ferruccio dice, porca madosca, mettili lì, magari sotto al fresco, mettili lì, mettili. Detto proprio quando si accorgono di essere... Quando gli viene intimato l'alt. A questo punto ha già indicato come viene svolto il controllo. Sì. Le chiedo se successivamente al controllo si registrano conversazioni utili dal punto di vista investigativo, in esito al controllo. Sì, subito dopo il controllo, quando Casamonica Ferruccio, Candid Carolina e Iannini Piero risalgono a bordo dell'autovettura, Iannini Piero viene rimproverato sia da Casamonica Ferruccio che da Candid Carolina per il fatto di aver portato con sé l'agendina dove erano presenti i nominativi abbinati alle utenze telefoniche dei soggetti. Inoltre Candid Carolina afferma che non bisogna mai portarsi dietro cose che possono essere riferite e che possono essere non, delle quali non ci si può disfare prontamente all'atto di un controllo, così come avviene quando vengono effettuate le perquisizioni dentro casa, perché lì si ha la possibilità di il tempo di poter buttare qualcosa di compromettente, mentre quando ti fermano per strada non ti fanno toccare nulla. Ci indica i progressivi? Sì. Allora, il primo progressivo è il progressivo 365, RIT 2619 del 2018. Ci sono anche commenti con riferimento alla somma che è stata rinvenuta, poi non sequestrata, pare che le farà i 3.000 euro. Purtroppo se anche su questo ci sono dei commenti. Sì, ci sono dei commenti. Casamonica Ferruccio sostanzialmente dice di aver giustificato con gli emolumenti della pensione questa somma di denaro, e Candid Carolina fa un commento: se ci fossero stati più soldi, come li avresti giustificati, dato che sanno quello che fanno tutti gli zingari? Poi continuano col criticare il comportamento di Iannini Piero, anche perché oltre all'agendina aveva con sé anche il telefono, noi presumiamo che fosse il telefono citofono con il quale venivano contattati i soggetti usurati, tant'è vero che quello mai intercettato. Infatti molto spesso quando noi nel corso delle conversazioni abbiamo registrato che Iannini Piero riceveva indicazione di contattare indicazioni da parte di Casamonica Ferruccio di contattare dei soggetti, e non abbiamo, in molte circostanze non abbiamo registrato delle conversazioni, non solo, ma poi ci rendiamo effettivamente conto della presenza di questi telefoni, perché nella conversazione, nelle conversazioni
del giorno successivo, 28 agosto 2018, noi registriamo la circostanza che Casa Monica Ferruccio effettua delle telefonate. Questo perché il giorno dopo, sostanzialmente, quando Casa Monica Ferruccio e Candy Carolina risalgono a bordo dell'autovettura e continuano ancora a commentare il controllo che hanno subito, e ipotizzano, Casa Monica Ferruccio ipotizza che possano essere anche state fatte delle le fotocopie di quella agendina, è preoccupato del fatto che questi soggetti, dato che ci sono le utenze telefoniche, possano essere contattati dalle forze di polizia. E in quel caso dice: io dovrei buttare il telefono. A questo punto Casa Monica Candid Carolina gli dice: contattiamoli e gli spieghiamo che cosa devono dire nel caso in cui dovessero essere convocati dalle forze di polizia. E parlano del fatto che comunque Casa Monica Carolina, Candid Carolina, a un certo punto dice: ma andiamo dal carrozziere, che poi è uno dei soprannomi presenti su questa benedetta agendina. E invece Casa Monica Ferruccio dice: no, devono essere prima contattati. Qui siamo in presenza di una sequenza di conversazioni registrate in ambientale, tant'è vero che a un certo punto si rendono conto di non avere la lista con le utenze telefoniche necessarie per poter contattare questi soggetti, e riaccompagnano, nel frattempo è salito a bordo anche Iannini Piero, accompagnano a casa Candid Carolina, la quale recupera una lista con i numeri di telefono e la consegna a Casa Monica Ferruccio. Da questo momento in poi vengono registrate in particolare quattro conversazioni, ovviamente solo in ambientale, non telefoniche, in quanto Casa Monica Ferruccio sta contattando i soggetti presenti sull'agendina. Le Presidente, conversazioni, scusi, il suo invito in limine a non entrare nei particolari delle telefonate eccetera, mi sembra che sia adesso caduto nel vuoto. Ce le leggiamo da noi poi le telefonate. Di una questione metodologica, il mio invito era riferito al fatto che si trattava di una serie di conversazioni che avevano tutte lo stesso tema, quello di un viaggio a Monte Carlo. Qui stiamo parlando di tutt'altro, stiamo parlando di quello che loro hanno ascoltato in ambientale e che riguarda invece il tema, credo, no? Processuale. Allora, visto che le conversazioni, le intercettazioni sono state, la perizia, perdonatemi, è stata depositata, infatti ne daremo atto, in cancelleria da luglio, se non l'unica parte mancante è quella delle conversazioni in Sinti, in cui è in ritardo il perito e verrà sollecitato più a breve. L'operatore di polizia giudiziaria può assolutamente deporre sul contenuto di queste intercettazioni, che sono poi verificabili e che sono depositate agli atti, proprio perché ci deve dare il contesto dell'indagine, oltre il quale non è che può venire qui a riferire solamente i progressivi numero. Se poi sta dicendo qualcosa che non è coerente e conforme a quanto è nelle conversazioni, lo farete presente e sarà oggetto di discussione o di contestazione allo stesso operante, visto che le conversazioni, la perizia è stata depositata e quindi è disponibile. Un conto è fare un accenno al contenuto di queste conversazioni per dare un senso logico a quello che ci sta riferendo l'ufficiale di PG. Un conto è che entri nel particolare: questo ha detto questo, lui gli ha risposto quest'altro.
ce le leggiamo da noi le intercettazioni. Va bene, se possiamo essere magari sintetici per quanto riguarda, però poi non dite che ha interpretato, nel senso... No, nel senso che se magari può essere anche più sintetico, però ci deve dare un canovaccio sul quale noi poi poter sviluppare il processo, perché altrimenti se ci dà solamente delle indicazioni di progressivi anche noi poi siamo in difficoltà. Quindi magari senza indicare nello specifico, il tizio diceva questo, io rispondo nell'altro, magari se ci dà il senso di quello che era il discorso, finché è condiviso dalle difese che non ritengono che lei abbia interpretato, se ritenete che ha interpretato, ritorniamo al metodo un po' più lungo, ma sicuramente più asettico. Quindi dicevamo, però ci dica i numeri, sì. Si ricorda di dirci i numeri dei progressivi? Sì, Presidente, un attimo solo che allora. Siamo esattamente, allora, questo è 26. Allora, abbiamo conversazioni del 28 agosto 2018, progressivo 385 RIT 2619 del 2018, progressivo 386 RIT 2619 del 2018, e poi abbiamo un ulteriore progressivo, sono tre progressivi in sequenza, 387, sempre RIT 2619 del 2018. Noi, se allora, quindi possiamo anche acquisire l'interpretativo. Era una battuta per stemperare l'orario, prego. Senta, vengono quindi poi registrati effettivamente dei contatti verso questi soggetti riportati nell'agenda, nell'agendina? Sì, vengono registrati grazie all'ambientale che è installata a bordo dell'autovettura, perché non vengono registrate conversazioni telefoniche sulle utenze che noi avevamo sotto intercettazione. Allora, Casa Monica Ferruccio. Casa Monica Ferruccio, allora, contatta e riceve anche delle telefonate a seguito di tentativi che non sono andati a buon fine. Contatta il soggetto che nell'agendina è indicato con lo pseudonimo di commercialista, e poi riceve la telefonata, noi lo capiamo da parte di Vinicio, lo capiamo perché Iannini, guardando il display, nomina Vinicio, da parte del soggetto che sull'agendina è indicato, riceve sempre telefonata con lo pseudonimo di carrozziere, e poi telefona anche al soggetto che è indicato con lo pseudonimo di Matone o Mattone. Sono conversazioni in cui Casa Monica Ferruccio si limita a chiedere degli incontri o c'è di più? No, si limita in questa circostanza a chiedere degli incontri. Sempre dalla stessa ambientale, ed è il terzo progressivo che ho indicato, se non ricordo male, lui incontra anche due di questi soggetti.
In particolare incontra il commercialista, sì, che è stato poi da noi identificato in Dionisi Norberto. Lo identifichiamo perché Dionisi Norberto fa riferimento ad un contratto fatto a Ferruccio, che in realtà poi è la delega che è stata esibita il giorno precedente relativa alla Rosati Automercati per la conduzione delle autovetture con la targa prova della Rosati Automercato, perché è una delle società riconducibili a Dionisi Norberto. E poi incontra Vinicio. Si è riuscito ad ascoltare la conversazione tra il Ferruccio? Sì, sostanzialmente Ferruccio. Ferruccio, no. Viene registrata, sì, sono vicini comunque all'ambientale. Racconta che è stato fermato il giorno prima, che ipotizza che possano aver le forze dell'ordine possono aver annotato le utenze telefoniche presenti sull'agendina, e quindi concorda la versione da fornire alle forze dell'ordine. E questo emerge almeno in due casi. Lui incontra due persone, commercialista e Vinicio. Capiamo che Vinicio, perché per telefono gli dice tra un quarto d'ora sono da te, e dopo circa 20 minuti incontra questa persona. Senta, ci sono, no, mi sembra che altri progressivi su questo argomento da segnalare non ce ne sono. No, questi erano i progressivi più importanti. Senta, allora vediamo un attimo se poi si è riusciti a giungere all'identificazione di questi. Innanzitutto vediamo quali erano i nominativi che sono stati individuati attraverso questa agendina. Sì. E poi se dal nominativo si è riusciti a identificare effettivamente la persona. Sì. Allora, abbiamo innanzitutto il soprannome Matone. Matone è stabile Arduino, perché è grazie alla sua identificazione che poi noi, dopo l'incontro con Iannini Piero, facciamo fermare l'autovettura Alfa 147 con a bordo Casamonica Ferruccio, Candida Carolina e Iannini Piero. Stabile Arduino, Matone. Associato al soprannome Matone c'è un'utenza telefonica che è risultata intestata a Stabile Arduino, e c'è anche il numero 27. Il 27 agosto è lo stesso giorno in cui Stabile Arduino ha incontrato Iannini Piero. Inoltre, uno degli assegni sequestrati il 22 giugno 2018 è stato tratto dal conto corrente intestato alla DAV Commercial Point, che è una società di Stabile Arduino, e tra l'altro all'atto del controllo lo stesso Stabile Arduino ha lasciato agli operatori il biglietto da visita della sua società, e la società era, il biglietto da visita era della DAV Commercial Point. A recuperare l'immagine, però se non la produce, delle fotocopie di cui stiamo parlando per mostrarle. Sì, se vuole io qui c'ho il. Ah, se ce la portate io, poi ovviamente la produrrò, però anche per rendere più agevole la comprensione di quello che stiamo dicendo. Sì, io ho il file con immagini di queste pagine dell'agenda? Sì, e poi altri tre bigliettini che non ovviamente non so se ha una. Sì. Metto il file. Sì, grazie.
file PDF eliminato fotocontrollo. Fotocontrollo. È in PDF. Così posso mostrare, vabbè, le difese dovrebbero conoscerle, sono a... sì, esattamente, però almeno volevo mostrare, poi ovviamente le prossime le produrrò, però volevo mostrare al collegio così anche gli altri. Sì. Queste sono prodotte? Questa è sequestrata proprio la genetica, inizialmente pure solo fotografiata. Ho chiesto come sono arrivate all'identificazione. Ah, va bene, sì. No, voglio dire, saranno acquisite in qualche modo, sì. Ok, quindi stavamo parlando del primo nominativo. Uno dei nominativi, uno dei nominativi. Sì. Insomma, no, non ricordo esattamente adesso sull'agendina come la sequenza. Sì. Sì, il primo nominativo Matone è stato il soggetto con questo soprannome, è stato identificato in Stabile Arduino. Tra l'altro un soprannome compatibile con Matone è quello di Mattonel, presente su una delle liste sequestrate il 22 giugno 2018. A questo pseudonimo è associata la cifra 5.000. Inoltre sull'agendina è presente il numero 27 che sta ad indicare il giorno di riscossione della rata ed è il 27 effettivamente c'è stato l'incontro tra Stabile Arduino e Iannini Piero. Quindi l'identificazione è stata anche legata al fatto che è stato fatto il controllo. Assolutamente. Di cui ha parlato prima. Sì. Ed è lo Stabile Arduino di cui lei ha parlato anche quando, come dicevamo prima, ha elencato gli assegni sequestrati all'interno del fondo di... DAV Commercial Point e la società. Riconducibile a Stabile Arduino. Sì, sì, tra l'altro Stabile Arduino quando è stato fermato ha consegnato agli operatori il biglietto da visita della sua società, la DAV Commercial Point. Matone non è ovviamente l'unico nome presente nei fogli di questa agendina. Chi altro c'era? Abbiamo poi commercialista. Sì. L'utenza, stesso sistema, utenza telefonica è un numero. L'utenza telefonica è risultata intestata
alla società Z Promotion di Dionisi Norberto. In precedenza questa stessa utenza era intestata alla moglie di Dionisi Norberto, Bianchi Elsa, che è deceduta nel 2018. L'altro dato che conferma l'identificazione di Dionisi Norberto e quindi l'abbinamento del soggetto con lo pseudonimo è data dal fatto che il 28 agosto ha incontrato Casamonica Ferruccio. Casamonica Ferruccio gli dice di essere stato fermato il giorno precedente, che le forze dell'ordine hanno il numero di telefono, e lui sostanzialmente parla di questa, dice: io ti ho fatto un contratto, facendo riferimento alla delega. Tra l'altro questa delega ad utilizzare la targa prova di proprietà della Rosati Automercato è stata utilizzata anche in un'altra circostanza, nella quale un'autovettura a bordo della quale erano presenti Casamonica Ferruccio e Candide Carolina è stata sottoposta a controllo. Parliamo del 21 aprile 2018, in quel caso si trattava di un'autovettura BMW X5, alla quale era stata apposta la stessa targa prova presente all'atto del controllo del 27 agosto 2018. Anche in questa circostanza agli operatori è stata esibita una delega, solo che in questa occasione la delega era in favore di Candide Carolina, a differenza di quella esibita il 27 agosto, che era invece a nome di Casamonica Ferruccio. E poi comunque quando c'è il 28 agosto in ambientale registriamo le telefonate che Casamonica Ferruccio sta effettuando, c'è proprio il mentre sta digitando i tasti sul cellulare, ripete il numero abbinato a commercialista. Senta, per quanto riguarda Matone, quindi lei ha detto identificato instabile Arduino, che sono persone offese nell'ambito di questo procedimento, e commercialista identificato in Dionisi Norberto, le chiedo, sono mai stati sentiti a sommare informazioni? Sì. Hanno fornito riscontri? Sì. Che altro nominativo allora abbiamo? Allora, abbiamo erano presenti su due fogli, c'erano due fogli dove era presente la stessa dicitura, la dicitura gelateria, che si differenziavano però, perché in quella in cui c'era scritto gelateria TA, a questo nome era associata un'utenza telefonica e tre numeri, 12, 27 e 28. Su un altro foglietto era sempre presente la dicitura gelateria, non accompagnata da nessuna utenza telefonica e associata al numero 26. In realtà questi due foglietti abbiamo accertato che sono riconducibili agli stessi soggetti. Innanzitutto l'utenza abbinata al soprannome gelateria TA è risultata intestata a Esposito Anna, una donna domiciliata in zona Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia,
unitamente al compagno Mirko Restaino. Questa donna è titolare di un'impresa individuale, la Gelatiamo di Esposito Anna, con sede in via Americo Aspertini. Nel 2018 Torbella Monaca. Nel 2018 questa impresa individuale cede un ramo di azienda ad un'altra società, la Chiara, che è risultata di proprietà dei nipoti e della cognata di Mirko Restaino, compagno di Esposito Anna. Sono stati effettuati anche degli accertamenti sui social e si è appurato che esisteva un profilo denominato Gelatiamo, corrispondente ad una gelateria sita in via di Torrenova. Su questo profilo era presente un'utenza telefonica che è risultata intestata sempre ad Esposito Anna, non la stessa utenza però presente sull'agendina. E si è anche avuto modo di constatare che l'unica sede, fino al 31 maggio 2017, questa gelateria aveva una sola sede in via Amico Aspertini. La seconda sede sarebbe stata inaugurata il 1 giugno 2017, come è stato rilevato dai post che pubblicizzavano l'evento. Quindi constatiamo che quando vengono fatti gli accertamenti abbiamo due gelaterie riconducibili a Esposito Anna, una che ha sede, quella storica, se così vogliamo definirla, in via Amico Espertini, ed una nuova sede aperta in via di Torrenova 166. Visionando anche il profilo Facebook di Mirko Restaino, il compagno di Esposito Anna, sono stati ritrovati anche dei post riconducibili a questa gelateria. In particolare a maggio 2018 veniva pubblicizzato il nuovo servizio di consegne a domicilio della gelateria di via di Torrenova, dove venivano indicate due utenze telefoniche. Di queste due utenze telefoniche intestate a Esposito Anna, una era esattamente corrispondente all'utenza telefonica presente sull'agendina e associata alla dicitura gelateria T.A. Inoltre, dalla attività di intercettazione è stata registrata il 13 agosto 2018 in ambientale una conversazione tra Casamonica Ferruccio e un uomo. Quel giorno l'autovettura con a bordo Casamonica Ferruccio e Candida Carolina si reca in via di Torrenova all'altezza del civico 166, dove è ubicata la gelateria Gelatiamo di Esposito Anna. Casamonica Ferruccio scende dall'autovettura, la breve conversazione viene registrata. Casamonica Ferruccio saluta un uomo che chiama Mi e parlano poi dello stato di salute di quest'uomo. Nel momento in cui risale a bordo, Casamonica Ferruccio conta i soldi e poi chiede se sostanzialmente la cifra fosse giusta a Candid Carolina, la quale risponde gelateria 500. Inoltre, nella
conversazione nel corso delle conversazioni registrate il 27 agosto, prima che si procedesse al controllo, Candid Carolina dice che deve essere contattata Anna della gelateria, e inoltre poi discutono di rate di scadenza e indicano 26, 27 e 28. Il 26 è un debito estinto, non avendo certezza della data di scadenza chiedono a Iannini Piero di controllare, Iannini Piero indica che la gelateria ha le scadenze il 27 e il 28, mentre la scadenza riferibile al 26 riguardava un debito già estinto. Ultima conversazione, è l'unica registrata, contatto telefonico diretto tra Candid Carolina e Esposito Anna, è del 26 luglio 2018, conversazione in cui Candid Carolina chiede a Esposito Anna di inviarle il numero di telefono di un certo Alessio, però dopo questo contatto non c'è nessun altro, non c'è nessun messaggio di risposto, né nessun altro tipo di contatto. Certo è che la conversazione è del 26 luglio 2018, 26 è la stessa data presente sul foglietto dove è stata scritta il nome gelateria, senza utenza telefonica. 26 come data di scadenza della rata. Sì. Ci indica i progressivi adesso delle conversazioni citate. Allora, innanzitutto abbiamo la conversazione del 13 agosto 2018, sì, registrata a bordo dell'autovettura Alfa 147, nudo Casa Monica, progressivo 34, progressivo 34, RIT 2619 del 2018. Poi abbiamo la conversazione registrata il 27 agosto 2018, dove praticamente Carolina dice che deve mandare il messaggio a Anna della gelateria, ed è il progressivo 361 RIT 2619 del 2018. E questa è dello stesso giorno del controllo, quindi il 27 agosto? È prima del controllo. Ah, qualche sì, ora sì, prima? Sì, prima del controllo, perché qui la conversazione inizia alle ore 10. Ok. Poi abbiamo la conversazione telefonica del 26 luglio 2018, progressivo 80-83, RIT 39-62 del 2018. Allora, proseguiamo con le identificazioni, sì. Allora, un altro soprannome, pseudonimo presente sull'agendina è quello di Pavona. Utenza telefonica è anche in questo caso c'è indicato un numero. In prima battuta il soprannome Pavona è stato ricondotto a Del Bufalo Andrea,
in quanto erano stati fatti degli accertamenti dei quali emergeva che Del Bufalo Andrea era socio amministratore di una società denominata Royaxe, che ha la sede a Castel Gandolfo. Si è quindi ipotizzato che il soprannome Pavona, che identifica una località il cui territorio è suddiviso tra i comuni di Castel Gandolfo e Albano Laziale, fosse riferito alla località e che quindi fosse stato utilizzato perché questa società aveva la sede a Castel Gandolfo. In realtà poi, dopo l'esecuzione, è stato accertato che l'utenza veniva utilizzata da Del Bufalo Domenico, papà di Del Bufalo Andrea. Esecuzione delle misure cautelari. Sì, assolutamente. E adesso credo che il numero indicato sull'agendina fosse il 19 o il 18, comunque noi registriamo delle conversazioni, dei contatti tra... Stiamo parlando di Pavona, giusto? Di Pavona, no, del Bufalo, il disegno, del Bufalo Domenico. Sulla foto c'è un 20. Sì, ok. Vengono registrate delle conversazioni in cui sostanzialmente finalizzate a ad avere degli incontri. Se vuole. Abbiamo 19 maggio 2018, sì. Progressivo 3872, RIT 26-16 del 2018, stesso giorno, sì. Progressivo 3938, sì. Progressivo 26-16 del 2018. Che contatta e deve incontrare del bufalo Domenico. Altro nominativo. Aspetti, le chiedo, è stato poi sentito a sommare informazioni del bufalo, sì, Domenico? È stato sentito a sommare informazioni. Ha fornito riscontri sul rapporto? Ha fornito riscontri. Debitoria? Sì. Sì. Allora, abbiamo poi Vini, pseudonimo Vini, il soggetto è stato identificato in Amantini Vinicio, l'utenza è risultata a lui intestata. Inoltre, l'identificazione è stata più semplice, diciamo. Sì, solo in due circostanze abbiamo riscontrato che le utenze erano intestate in maniera fittizia. Okay. Amantini Vinicio, soprannome Vini, dall'esame complessivo di tutta la documentazione, sia quella sequestrata a giugno, sia quella rinvenuta il 27 aprile, che quella del 27 agosto 2018, abbiamo trovato delle similitudini con altri soprannomi. Per quanto riguarda le liste sequestrate il 22 giugno,
su due differenti liste manoscritte da due persone diverse. Abbiamo il nominativo Finicio e Vinici. A questi due diversi nominativi però è abbinata la stessa cifra, 5.000. Abbiamo trovato dei nomi simili anche sulle buste rinvenute nel corso della perquisizione di Manolo Daguanno, e i nominativi erano Finici oppure Finicia. Quindi sulle liste fatte ritrovare dalla Zacova e su quelle individuate a casa di Manolo. A casa di Manolo Daguanno e sull'agendina trovata in possesso di Iannini Piero, dove c'è Vini, il 27 agosto 2018. La cosa particolare è che in quelle sequestrate questi soprannomi molto simili fanno parte di due differenti liste. Sono due liste che sono state vergate con una grafia diversa, quindi corrispondenti a due persone diverse. Tra l'altro, sempre il 27, il 28 agosto, quindi il giorno successivo al controllo, quando stanno effettuando le telefonate per contattare i soggetti presenti sull'agendina, mentre sta squillando il telefono, Iannini Piero sta guardando il display e dice Vinicio. Dopo circa 20 minuti si ha l'incontro con questo soggetto, che appare anche dal corso della conversazione, si preoccupa anche del fatto che le forze dell'ordine potessero avere rilevato il suo numero di telefono, e concorda la versione con Casa Monica Ferruccio da dare eventualmente nel caso in cui fosse stato contattato. Senta, sull'agendina, questa agendina stiamo parlando, che poi è stata sequestrata in fase di esecuzione di misura, accanto al nome Vinicio e un numero di cellulare, sono indicati anche dei numeri? Sì, 25, uno 25 e l'altro 3. Abbiamo poi, no, sto facendo mente locale per lasciare poi alla fine quelli le cui utenze sono risultate intestate fittiziamente. Abbiamo poi Carrozzere che è stato identificato in... Prima di chiudere, Vini è stato sentito? Vini, sì. Identificato, in identificato, sentito, riscontri. Pisante, stavo dicendo Carrozzere, Pisante Francesco, utenza a lui intestata, quella presente sull'agendina è associata allo pseudonimo Carrozzere, e, titolare di una impresa individuale, la Supercar, che sostanzialmente è una carrozzeria. Il suo che si tratti effettivamente di lui emerge sempre dall'ambientale del 28 agosto, viene digitato il numero di telefono mentre sta cercando di contattare, in questo caso, no, un attimo solo. Sto facendo confusione, in quella ambientale Ferruccio cerca di contattarlo, non ci riesce, però poi quando viene contattato dice carrozziere perché sta leggendo il display del cellulare.
Per quanto riguarda Carrozzere ci sono invece delle conversazioni telefoniche tra Casamonica Ferruccio e Iannini Piero. In particolare del 31 luglio 2018 Casamonica Ferruccio si sente con Iannini Piero e gli chiede se ha contattato un soggetto del quale non fa il nome e poi chiede a Piero di farsi inviare il numero di telefono. Piero Iannini nelle conversazioni successive non riesce ad inviare un messaggio con questo numero di telefono, non solo, ma non ha ben compreso qual è il soggetto al quale si riferisce Casamonica Ferruccio, tant'è vero che gli chiede chi, Matone o Carrozziere. A questo punto detta a Casamonica Ferruccio l'utenza telefonica presente sull'agendina e associata allo pseudonimo Carrozziere. E anche in questo caso le chiedo se di Sante Francesco, così identificato, è stato sentito a sommare informazioni e se l'esito delle sommare informazioni ha costituito riscontro. È stato sentito e ha costituito riscontro. Allora, vediamo chi altro. Facendo un breve calcolo, credo che ne manchino soltanto due, Fagiano e Nasone, sì. Giusto? Sì. Avvocato, non mi permetterei mai. Allora, Nasone, utenza associata a questo pseudonimo, è risultata intestata ad un cittadino del Bangladesh, se non ricordo male, sconosciuto in banca dati. Sì. In questo particolare caso noi abbiamo identificato Fiorini Roberto perché abbiamo registrato delle conversazioni tra l'utenza telefonica in uso a Candid Carolina e l'utenza telefonica intestata e in uso a Fiorini Vanessa, figlia di Fiorini Roberto. La prima conversazione viene registrata, i primi contatti vengono registrati il 4 maggio 2018. Abbiamo uno scambio di SMS finalizzato a concordare l'orario in cui questa Vanessa Fiorini avrebbe dovuto incontrare Candid Carolina e Casamonica Ferruccio presso l'abitazione dei due. Non avendo trovato un accordo sull'orario, a un certo punto Candid Carolina chiama Fiorini Vanessa. La conversazione, tuttavia, dopo le iniziali risposte, avviene tra Casamonica Ferruccio e Fiorini Vanessa. Casamonica Ferruccio insiste perché vuole parlare con il padre di Fiorini Vanessa, che in quel momento non è rintracciabile. Ne nasce una discussione anche abbastanza animata, in quanto sostanzialmente Fiorini Roberto viene additato come un soggetto che manda avanti la figlia e a un certo punto Fiorini Vanessa interrompe la comunicazione, dato che i toni erano diventati troppo accesi. Dopo un po' Fiorini Vanessa riceve un SMS da Carolina, con il quale Carolina si scusa e fissa un nuovo orario per quello stesso giorno. A questo SMS non c'è alcun messaggio di risposta. Ulteriore conversazione si ha il 6 maggio
2018. In questa circostanza è Candid Carolina che parla al telefono con Fiorini Vanessa, chiedendole di poter parlare con il padre Fiorini Roberto, al quale Vanessa passa l'apparecchio telefonico. Candid Carolina dice che ha urgente bisogno di parlare con lui e che non vuole parlare per telefono. Rimangono d'intesa che si risentiranno il giorno successivo, cosa che effettivamente avviene il 7 maggio 2018. In questa circostanza Casa Monica Carolina parla con Fiorini Roberto attraverso sempre l'utenza della figlia, gli dice che sta attraversando un particolare periodo di crisi con Casa Monica Ferruccio, ha preso una stanza in affitto e gli chiede di poterla aiutare economicamente. Dalla risposta che dà Fiorini Roberto si evince che si sta parlando di un debito pregresso che non ha nulla a che fare con il fatto che Casa Monica Carolina abbia preso una stanza in affitto e abbia necessità di soldi. Progressivi? Quest'ultima conversazione che data? 7 maggio 2018. 7 maggio 2018. Ricorda che dovrebbero essere un paio di conversazioni, 18 e 19 agosto. 18 e 19 agosto. Fiorini Roberto. Almeno da quello che ricordo io, no, perché poi c'è successivamente a queste conversazioni c'è solo un tentativo di chiamata da parte di Fiorini Vanessa sull'utenza di Candid Carolina. Ricordo male, no? Allora, no, dovrebbe esserci una conversazione del 18 agosto tra Ferruccio Casamonica e Giannini Pieri. Mi scusi. Sì. Pensavo si riferisse ancora a contatti diretti. Tra l'utenza di Candid Carolina e Fiorini. Sì, sono due conversazioni. Sì. Tra Ferruccio Casamonica e Giannini Piero, perché a un certo punto non si registrano più contatti tra Candid Carolina e Fiorini Vanessa, perché le interlocuzioni e i contatti vengono mantenuti da Giannini Piero. Perfetto. In queste conversazioni, allora quella del 18, Casamonica Ferruccio chiede a Giannini se ha contattato Nasone, Giannini Piero dice che lo fa subito, ricontatta Casa Monica Ferruccio e gli dice che lo ha contattato ma si inserisce la segreteria telefonica. Il giorno dopo il tenore è sempre lo stesso, Giannini Piero non riesce a contattare Fiorini Roberto. E sono conversazioni del 18 e 19, giusto? Ecco, e sull'agendina, come giorno di scadenza, cos'è indicato con riferimento a Nasone come giorno? A Nasone mi interessava evidenziare questo aspetto. Il 19. Quindi parliamo di telefonate avvenute il giorno prima e il giorno stesso. È il giorno stesso, sì. Coincidente con la scadenza, della rata. Con la scadenza, sì. Okay. E abbiamo detto devo indicare i progressivi, sì. Vero? Sì, un attimo solo. Vuole che elenco anche i progressivi dei messaggi del 4 maggio? Sì, ok. Allora, progressivo 64, RIT 26/16 del 2018, progressivo 65, RIT 26/16 2018, progressivo 91, RIT 26/16 2018.
poi abbiamo progressivo 92, RIT 26/16/2018, questa è la conversazione, quelli precedenti sono tutti messaggi di testo. Poi abbiamo progressivo 96, sempre del 4 maggio 2018, RIT 26/16/2018, in questo caso è un messaggio di testo. Abbiamo poi progressivo 685, RIT 26/16/2018, conversazione del 6 maggio 2018. Progressivo 918, RIT 26/16/2018, conversazione del 7 maggio 2018. Poi abbiamo conversazioni del 18 agosto 2018, progressivo 45/52, RIT 44/35 del 2018, progressivo 45/53, RIT 44/35 del 2018, e poi abbiamo la conversazione del 19 agosto 2018, progressivo 47/51, RIT 44/35 del 2018. Allora, mi sembra che manchi solo un nominativo di quelli di Porta di Fagiano, probabilmente. Vediamo. Sì, sì. Pubblico Ministero, sì. Quali sono i tempi ancora? Perché allora per la testa avevo capito che abbiamo vacanza o no? Per parecchie udienze? Nel senso che oggi non concludiamo. No. Vogliamo fare 5 minuti di pausa? Perché visto che siamo qui cerchiamo di fare il più possibile. Sì, sì. Se c'è un argomento che vuole concludere, poi facciamo una pausa e ricominciamo. No, facciamo pausa, va bene, facciamo la pausa. In questo momento anche per la testa magari. Va bene. Va bene. Allora 5 minuti di pausa. Non lo so. Quando chiudono i cancelli? Mai, quindi mai. 5 minuti di pausa. Non lo so, vediamo a poco.